Questo video è offerto da Sergio. A Crotone è una partita difficile, di sofferenza, vi siete sacrificati un po' tutti per cercare di dare una mano soprattutto in difesa. Alla fine, con un pizzico di fortuna, si poteva portare a casa anche la vittoria. Sì, diciamo che è un punto d'oro, un punto che ce lo siamo conquistati con grande sofferenza, e diciamo che forse loro avrebbero meritato qualcosa in più, però sai, ce lo portiamo a casa, fa classifica e va bene così. Come spesso capita a questa Juve stabile, una volta fatto gol, indietreggiare troppo, anche voi centrocampisti vi schiacciate sulla rete difesa, è un fatto che vi viene in automatico o è il mister che vi chiede maggiore compattezza per difendere il risultato? Se parli della partita di Crotone, sinceramente ci siamo schiacciati dal primo minuto, perché onestamente ci hanno dominato e ci siamo difesi bene, poi abbiamo trovato il gol e loro hanno continuato a macinare gioco, poi hanno pareggiato e hanno sempre continuato, noi ci siamo difesi bene. Sergio, un'impressione quantomeno individuale è che con Pea tu sia in un certo qual senso rinato rispetto alle prestazioni di inizio stagione con Braglia, forse il suo 3-5-2 si adatta maggiormente alle tue caratteristiche? Non lo so, io ho sempre cercato di allenarmi al massimo e dare sempre il massimo, poi sai, ci sono momenti nei quali giochi meno bene, altri in cui giochi meglio. Sono al servizio della squadra con il massimo impegno e massima disponibilità. Che gara ti aspetti col Brescia? Ma è una gara importante per noi, una gara che giocheremo come se fosse una finale, perché queste due sono fondamentali per continuare a crederci. Sergio, dopo queste due partite si aprirà il mercato. Dovesse la società chiederti di continuare qui a Castellammare per cercare questa impresa che è la salvezza, quale sarebbe il tuo, ecco, la tua risposta? Sicuramente se ho fatto una scelta a luglio di venire qua, sì, sinceramente non è che esiste gennaio, onestamente. Sai come funzionano in questi casi, non dipende solo dal giocatore, perciò da parte mia c'è il massimo impegno finché ci sarò qua, poi vedremo. Tu e Diop siete di proprietà del Torino, Coma e sotto Braglia, entrambi eravate diciamo un po' esclusi dalla rosa, per adesso invece Pea preferisce te, ma Diop continua a essere diciamo escluso. Come te la spieghi questa involuzione da parte dell'attaccante, perché nel pre-campionato Di Carmine e Diop erano la coppia principale? Ma io credo che gli allenatori spesso facciano le scelte in base a quello che vedono durante la settimana, e sia Braglia che Pea credono che fanno le scelte in buona fede, poi se nella vita ci si può anche sbagliare. Preferisco non dare un giudizio su Diop, io credo che lui debba continuare a allenarsi tutti i giorni, a pensare a migliorarsi, poi è un briciolo per poi ritornare a essere il titolare o non so quello che pensava di fare. Sergio, tu tieni tantissimo al Torino, anche ai tifosi del Toro, prendendo spunto anche da questo colore della sciarpa, ti attendevi comunque il campionato splendido che il Torino sta portando avanti in Serie A? No, sinceramente lì c'è un progetto che dura da anni con Ventura, con Petrachi, che stanno svolgendo un lavoro fantastico e infatti i risultati ora si notano, stanno facendo un campionato fantastico.